Oggi in Argo mi occupo di tutto quel mondo che è la pubblicazione tecnica e la documentazione tecnica. In particolar modo seguo OIB e USM, che in nostra terminologia sta per Operator Instruction Book, ovvero il manuale di uso e manutenzione, dove andiamo a spiegare che cosa fa la macchina, come si muove, quali sono le sue funzionalità e soprattutto, con grande importanza, tutto quello che riguarda la sicurezza, quindi come non farsi male con una macchina del genere. La seconda parte del mio lavoro invece riguarda i WSM, che significa Workshop Manual, ed è quel manuale che ogni tecnico che andrà a riparare una macchina fuori per qualsiasi eventuale tipo di guasto deve avere come Bibbia al suo fianco per poter conoscere dove mettere le mani in ogni singolo punto della macchina. Riguardo ai TS Maker, mi ha dato delle buone competenze e buone basi per tutto l'ambito che tocca il trattore e mi permette di muovermi bene già alle prime armi, diciamo. Ovviamente l'esperienza si fa sempre in azienda, però la base c'è tutta. Penso che un grande punto di forza di ITS sia anche avere una visione generale di quelle che sono le aziende oggi, di quello che richiedono le aziende moderne. Quindi ITS ha trovato quella componente che serviva per dare il valore aggiunto ad ogni studente. Oggi macchine come quella che vedete alle mie spalle richiedono di avere competenze molto trasversali da un lato, ma molto specifiche dall'altro. Parliamo tipicamente di un sistema meccatronico dove sono presenti elementi di meccanica applicata sulla trasmissione, elementi di elettronica applicata sui dispositivi di controllo che sono presenti in generale all'interno della cabina e di competenze legate agli apparati idraulici. Questa sinergia di elementi deve trovare una corrispondenza nelle competenze delle persone che andiamo ad assumere. Ritengo che scuole secondarie superiori debbano mirare nel far svolgere ai loro ragazzi tipicamente gli stage che completano in questo caso per l'ITS i corsi post diploma all'interno di aziende che consentono loro di crescere e di diventare padroni di queste competenze. Questo da un lato fa crescere così la caratteristica e la formazione dell'istituto post diploma, dall'altro lato consente alle persone di essere presenti sul mondo del lavoro immediatamente e appunto alle aziende di non perdere il tempo che è diventato una risorsa molto preziosa, perché direttamente dal primo giorno possiamo avere delle figure che sono in grado di recepire quelle che sono le necessità dei vari enti aziendali.